Abbiamo promosso appunto questa iniziativa nelle tre destinazioni turistiche per fare non solo il punto della situazione rispetto al lavoro che abbiamo fatto in questi anni in Regione Emilia-Romagna, a partire naturalmente dalla nuova legge regionale che ha ridisegnato il governo turistico del territorio, ma perché vogliamo ascoltare appunto gli operatori turistici, chi tutti i giorni sta sul mercato. La destinazione Romagna è quella che dal punto di vista quantitativo ci sta regalando le migliori soddisfazioni. Uno degli strumenti più importanti che metteremo in campo nei prossimi mesi è quello appunto di una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per sostenere le imprese della filiera turistica e quindi per consentire a questa destinazione di mantenere appunto un'attrattività importante come ha fatto in questi anni. Bologna, città metropolitana e Modena con la Motor Valley e con il food, ma anche la destinazione Emilia che sta facendo in termini di tassi di crescita risultati davvero performanti e sta dimostrando che le potenzialità nel territorio dell'Emilia occidentale sono davvero notevoli. In questi anni abbiamo investito 11 milioni di euro per le stazioni sciistiche del nostro Appennino, in particolare le stazioni del Bolognese, Corno alle Scale, e le stazioni del Modenese con il Cimone. E infine, per quanto riguarda la destinazione Emilia, naturalmente Parma, che rappresenta per noi non solo la capitale della Food Valley, non solo città creativa della gastronomia, ma nel 2020 Parma, insieme alle altre due città, gli altri due capoluoghi delle province emiliane, quindi Piacenza e Reggio Emilia, con Parma come capofila, sarà protagonista appunto degli eventi e delle iniziative che caratterizzeranno appunto il 2020 come capitale italiana della cultura. Quindi una grande occasione per promuovere non solo la città di Parma, ma anche tutta la destinazione turistica Emilia, che si è riunita attorno a questo grande progetto di valorizzazione turistica e culturale del territorio.